scheme, and I know you'll follow through. You have to have courage and strong determination. Stay in school, so you have a decent education. Have a book in your bag when you're going to keep. Rhyme on Time è uno degli eventi che porteremo in giro per il mondo. Sono previsti 120 eventi e sono dedicati alla parte che noi chiamiamo student workshops, quelli di stimolare gli studenti allo studio della lingua inglese attraverso altre metodologie, in questo caso la musica rap. Jason, uno dei nostri insegnanti, sta venendo direttamente dagli Stati Uniti, da New York, ed è specializzato in questo tipo di insegnamento attraverso la musica rap, per appunto. Mi è stata proposta questa iniziativa che trovo molto bella perché coniuga la musica, una musica contemporanea che parla ai ragazzi ed è altamente radicata anche in una cultura poetica, e l'insegnamento della lingua. È un personaggio, Jason Levine, che porta un modo di fare musica e poesia americano, New York, da dove lui proviene. Trovo che sia molto interessante questo radicamento culturale, molto bello proporlo ai ragazzi di Palermo. È molto interessante l'esperienza anche linguistica e di educazione. Come si fa a educare con il rap? Il rap, che potrebbe essere una musica contro la scuola, invece portarlo dentro la scuola e trasformarlo in un'esperienza in cui i ragazzi imparano l'inglese, imparano la fluency, appunto. Anche perché uno dei problemi che sempre si pone con i ragazzi è proprio quello della scorrevolezza, e questo ci è sembrato un metodo davvero particolarmente buono per abituare i ragazzi alla fluency. Pablo Stitch, sono contenta che i ragazzi lo stiano conoscendo dal vivo, e in questo modo, attraverso il rap e i videos, possono sicuramente imparare a memorizzare l'inglese in maniera più gioiosa. È un apprendimento gioioso che tra l'altro caratterizza proprio questa scuola ignaziana, secondo la quale l'apprendimento dovrebbe essere appunto attraverso la gioia. Loro sono molto coinvolti, grazie al ritmo e alla musica riescono ad apprendere, a memorizzare anche strutture difficili come le collocation, i phrasal verbs, quindi è un metodo fantastico il Fluency MC, e speriamo di averlo nuovamente qui con noi perché è veramente fabulous. Mi è sembrata molto bella questa esperienza con questo rapper americano, perché inoltre con la professoressa Kangemi abbiamo già sperimentato, perché abbiamo visto dei video su YouTube di Fluency MC. Mi è sembrato molto bello ed entusiasmante, perché aiuta anche a comprendere più facilmente. Dal computer si possono vedere i video anche per ripassare a casa. E secondo me è una bella iniziativa andare in giro per le scuole a insegnare in questo modo. My name is Jason R. Levine. I also use the name Fluency MC for the songs and videos I make to teach English. And this way I can help them improve their speaking, listening and reading skills in English. It's a lot of fun. Like I said, very excited. I'm thrilled, actually, to start this tour with Gallery Languages. Thanks so much. Peace. Much respect.